Marco Pautasso, benvenuto qui nel posto delle buongiorno. Parole. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Eccoci qua per raccontare una iniziativa che quest'anno ha una grande sottolineatura. Ci sono due grandi sottolineature a Torino che devono essere raccontate. Portici di carta, 10 anni e 10 anni del circolo dei lettori. Ecco, Portici di carta rappresenta veramente un punto di attenzione importante. Questa libreria più lunga del mondo, questo Guinness dei primati, ma è un Guinness di sostanza culturale e non solo. E quest'anno qual è il percorso che Portici di carta si è dato per attirare il pubblico a Torino? Sì, quest'anno, come ricordava, la 10ª edizione è un traguardo che sembrava impossibile quando partimmo ormai 10 anni fa. Come sempre Torino per 2 giorni, il centro di Torino si riempirà di libri e già ieri sera era meraviglioso vedere questa infilata di bancarelle che da Porta Nuova portano sino a Piazza Castello e nonostante le risorse siano ogni anno sempre meno, quest'anno abbiamo cercato davvero di celebrare questo decennale che ha anche una fortunata coincidenza perché, come ricordava, c'è anche il decennale del Circolo dei Lettori e con una serie di iniziative che pensiamo piaceranno molto al pubblico torinese, non solo perché speriamo che anche altri vengano a Portici di carta, ma innanzitutto la dedica che sembrava scontata ma non c'è mai nulla di scontato, cioè ad Umberto Eco. La famiglia non consente a tutti di utilizzare il nome di Umberto Eco per celebrazioni solenni o no che siano. Noi lo faremo nel modo che credo che Umberto Eco piacerebbe molto. Noi sappiamo che lui in tutti i posti nel mondo dove si trovava andava sempre a cercare bancarelle, libreria, era uno straordinario, come tutti sanno, collezionista. Che si trattasse di Bookinist sulla Rive Gauche a Parigi o i banchi dello Strand Bookstore a New York, e quindi pensiamo che davvero questa modalità di fare cultura, questa grande festa popolare del libro a Umberto Eco piaccia molto. Racconteremo con i suoi amici di sempre gli anni torinesi, Torino è stata l'alma mater in qualche modo per Umberto Eco, gli anni più importanti, quelli della formazione non solo accademica, li ha vissuti a Torino. Un'altra grande iniziativa è quella della raccolta di libri per ricostruire le biblioteche scolastiche e non solo dei paesi marchigiani colpiti dal recente sisma. È un'iniziativa nostra, della Protezione Civile della città di Torino. Chiediamo ai torinesi, a chi vorrà venire a Torino in questi 2 giorni, un gesto che non è solo simbolico, quello di acquistare 1, 2, quanti libri si desiderano, perché questi verranno destinati, grazie alla protezione civile, al sistema bibliotecario marchigiano, che provvederà poi a distribuirli a seconda delle esigenze a tutte le biblioteche scolastiche, dicevo anche le biblioteche non scolastiche che sono state fortemente danneggiate dal sisma recentemente. E poi come sempre ci sono le passeggiate che hanno più di 500 prenotazioni a ieri, sono 8 e si snodano tra oggi e domani e che raccontano Torino attraverso lo sguardo e le pagine degli scrittori non solo torinesi che l'hanno vissuta e frequentata. Ci sono 1000 attività per i bambini nello spazio di Piazza San Carlo, c'è questa grande festa, dicevo prima, di questa felice concomitanza con il circolo, stasera dalle 21 alle 24 in Piazza San Carlo ci sarà una grande festa dove si alterneranno musicisti, DJ, scrittori. Ognuno porterà un qualcosa di originale per raccontare questa, con orgoglio anche un po' sabaudo, questa primazia della nostra città, adesso messa forse anche un po' in discussione riguardo alla promozione del libro. Torino è indubitabilmente la prima città in Italia che ha creduto, che ha investito anche enormi risorse pubbliche nella formazione e nella promozione del libro e della lettura nel nostro paese. Questo va rivendicato anche così, semplicemente con una festa, e questo doppio decennale ci consente di farlo. Poi finisco molto brevemente, ci sono ovviamente anche molte presentazioni importanti, voglio soltanto ricordare l'anteprima assoluta in Italia del libro di Stefano Benni, La bottiglia magica. Voglio anche ricordare, ieri c'è stata un'anteprima, il libro di Andrea Marco Longo, La lingua geniale, questa giovane grecista che con questo libro
già di successo commerciale, ci dice come possiamo trovare anche una lingua così difficile ragioni per amarla, e Gaetano Savatteri da settimane in classifica con il suo ultimo romanzo, Max Mannheimer, testimone della Shoah, morto il 24 settembre, ADD pubblica l'edizione italiana a distanza di 40 anni, è un titolo bellissimo, una speranza ostinata, e sarà accompagnata da una passeggiata, sarà preceduta da una passeggiata attraverso le pietre d'inciampo della città di Torino, è una passeggiata che ha raccolto moltissime prenotazioni, addirittura penso dovremmo farne due per accontentare tutti i torinesi che vogliono scoprire anche attraverso le pietre d'inciampo queste persone, queste storie tristi, ma che è giusto non dimenticare, perché il libro di Max Mannheimer proprio ha una finalità, quella di trasferire l'eredità di una testimonianza che morti testimoni comunque deve proseguire negli anni. Marco Pautasso, io mi scuso, dell'inserimento della mia voce a fermare, però vorrei proprio fermarmi, inciampare in una figura che poco fa è stata citata, ovvero le pietre d'inciampo per i nostri ascoltatori, perché è una presenza importante, perché le pietre d'inciampo non è qualche cosa che mi dà fastidio, crea un ostacolo, anzi fa ritornare proprio al senso originale della parola ostacolo, no? Perché è un qualche cosa che devo guardare con attenzione. Sì, penso tutti sappiano che le pietre d'inciampo è un monumento partecipato e diffuso, un'opera ideata e realizzata dall'artista tedesco Gunther Demnig, che è sostanzialmente diffusa in tutta Europa, credo che siano più di 50.000 complessivamente le pietre d'inciampo, anche da alcuni anni nel nostro paese e anche a Torino. Qualcuno li noterà, queste piccole... camminando in città ogni tanto ci si imbatte e ci si chiede che cosa siano, semplicemente è il ricordo delle persone che hanno abitato in quei luoghi e che hanno purtroppo conosciuto la Shoah. È un modo, dicevo, per raccontare un pezzo della nostra storia che è sempre giusto non dimenticare, ma soprattutto quelle persone, quelle famiglie, quelle storie che devono trasferirsi da generazione in generazione, perché quello che è accaduto non succeda più. Il fatto che le prenotazioni siano andate a ruba letteralmente, cioè non ci sia quasi più posto per le passeggiate, dimostra il fatto che insomma le persone, la città, Torino è molto sensibile a questi temi, e questo ci fa molto piacere. Eravamo, confesso, un po' titubanti quando abbiamo pensato di organizzare e la presentazione del libro di Max Mannheimer e questa passeggiata attraverso le pietre d'inciampo di Torino. Sbagliavamo, i cittadini torinesi sono molto più avanti di quanto pensassimo, e ci riempie d'orgoglio e di soddisfazione il fatto che abbiano così aderito in massa a questa nostra iniziativa. È una delle tante di Portici di Carta. Possiamo informarci anche attraverso internet per Portici di Carta, sì, quale sito? Sì, forse è il modo migliore, certo. porticidicarta.it, ci sono tutte le informazioni, i vari link che rimandano alle tante iniziative che accontentano un po' tutti i gusti. Ripeto, c'è anche una programmazione specifica per i più piccoli, ci sono molte iniziative, anche degli spettacoli, perché crediamo che la promozione della lettura debba soprattutto partire dai più piccoli e far amare la lettura, il libro e l'obiettivo primario che anche Portici ovviamente si dà. Ed è un obiettivo molto importante. Noi lasciamo Marco Pautasso, però in 30 secondi, qual è il libro lasciato da parte, perché adesso è tempo di organizzare e dedicarsi a Portici di Carta? Qual è il libro che attende di essere finito? No, in realtà è un libro che presentiamo a Portici di Carta, che ho dovuto piacevolmente leggere, del nuovo libro di Stefano Benni, La bottiglia magica. Brevissimamente, un libro di d'avventura, d'amicizia, però è anche una satira spietatissima della società contemporanea che viviamo. Ci sono personaggi memorabili, è un libro anche illustrato, perché ci sono delle bellissime tavole di Luca Ralli e di Tambe, ma non è solo per ragazzi come può sembrare, è per tutti, ma come sempre la penna raffinatissima di Benni ci fa un po' capire
dove siamo finiti, che rischi corriamo, e credo una satira rispetto alla rete, alla tecnologia esasperata. Ci sono personaggi come Queen Fashion o Monster Chef che ti conquistano immediatamente, per cui è un libro che consiglio e che abbiamo la fortuna di presentare domani in anteprima nazionale a Porticina. Grazie ancora Marco Poltasso e buon lavoro. Grazie a voi come sempre. Presto. Grazie, a presto.